qui sono ansiosi, quasi disperati, perché sanno che il terreno oggi è arido, non c'è quella stessa possibilità che noi abbiamo avuto e che eravamo sicuri che comunque ci comportassimo avremmo potuto raggiungere. E quindi questa loro difficoltà, questa loro incertezza, porta a che cosa? Che i migliori provvedano a trovare lo sviluppo delle loro carriere, della loro vita altrove. Vanno all'estero, vanno in Inghilterra, vanno in Francia, vanno in America, adesso cominciano ad andare nei paesi in via di sviluppo, ma tentano ad andare non solo in Brasile e in Australia, ma anche in Cina. Adesso sono tantissimi giovani italiani che vengono attirati dallo sviluppo economico, prima dei paesi arabi, adesso è la Cina. Questo che cosa comporta? Comporta per noi sicuramente, direi, quasi un disastro dal punto di vista generale, perché perdiamo dal punto di vista economico, perché abbiamo formato questi giovani e ci sono costati risorse per formarli e laurearli. Poi, quando vanno all'estero, li perdiamo la seconda volta perché sicuramente perdiamo cervelli capaci, perché i più brillanti, i più determinati, i più impegnati sicuramente tendono a trovare altrove la propria sicurezza di sviluppo, e poi diventano concorrenti con noi perché il loro genio, la loro intelligenza, la loro brillantezza che ha sempre caratterizzato l'Italia nella formulazione di brevetti, di start-up, di addirittura viaggi della salute, perché se voi guardate in Francia, in Inghilterra, ma anche in America, i dipartimenti di medicina e di chirurgia, la maggior parte sono diretti da italiani che sono andati all'estero e che hanno conquistato queste posizioni di privilegio. E quindi noi perdiamo ulteriormente, facciamo un po', un esempio un po' triste, mi dispiace che ci siano alcuni calabresi, ma quello che 50 anni fa il giovane calabrese cercava di venire a Roma o di andare a Milano o a Bologna per migliorare la propria qualità. E che cosa comportava? Una riduzione di sviluppo nel proprio paese. La stessa cosa succede in Italia. È vero che il mondo è globale e che quindi i giovani debbano andare dappertutto perché è giusto per la loro formazione che vadano all'estero e si migliorino, ma non che prendano e decidano di non tornare più nel nostro paese, come un tempo si faceva nelle migrazioni dal sud dell'Italia. Quindi questo tenderà sicuramente a impoverire la nostra società, a ridurre lo sviluppo della nostra società, perdendo proprio le forze giovanili. E di fronte a un dato assoluto, che voi solo oggi è evidente, ma noi che viviamo in mezzo ai giovani e che siamo dentro l'università, io sono professore della Sapienza, me ne rendo conto da tanto tempo che il giovane è disoccupato, ma è disoccupato anche per una mentalità che noi abbiamo sempre cercato di costruire, la certezza del posto di lavoro. Noi abbiamo sempre detto che il posto di lavoro è l'unica sicurezza, il posto di lavoro è l'ultima sicurezza. E che cosa abbiamo fatto? Che per molti anni le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni nazionali e regionali assumessero giovani, quindi abbiamo dato un senso che nel posto fisso ci fosse la sicurezza del lavoro. Oggi il posto fisso è anche che non c'è più il posto fisso perché con l'economia di Standing Review e mancato reclutamento non vengono più assunti i giovani in nessuna struttura pubblica. Che cosa comporta? Ma anche nel caso fossero assunti, che guadagnano 1.200 euro. Un giovane di 35 anni che si è laureato, che si è specializzato o in medicina o in ingegneria o in una forma tecnica, questo è l'obiettivo che può raggiungere. Quindi capite come si crea un disagio sociale, come si crea un disagio soprattutto in tutte le famiglie, non solo nei giovani, perché ognuno di noi ha figli che sono andati a studiare altrove e che non sono tornati, che sono rimasti altrove a sviluppare la propria possibilità. E allora bisogna cambiare questo sistema, bisogna cercare un nuovo meccanismo, bisogna costruire un maggiore interesse, e l'unico modo dove si può trovare questo sviluppo è cercando di migliorare e di ottenere quei fondi che finora non siamo stati in grado di ottenere, che per molti sono stati lo sviluppo del loro territorio. Oggi lo stesso Spagna, che qualche tempo fa era considerata in difficoltà più che noi,
utilizzando proprio questi fondi europei, è riuscita a migliorare e a recuperare lo sviluppo, l'occupazione. Siamo solo noi che abbiamo una disoccupazione giovanile al 41%. Vi rendete conto che vuol dire al 41% che un giovane su due fino a 30 anni non c'è un posto di lavoro, non c'è una sicurezza, e quindi questo comporta tutto insieme a questo il disagio sociale e la situazione di preoccupazione, perché finora tutti eravamo vissuti e per fortuna avevamo le risorse per poter vivere a livelli più alti del dovuto, e ancora oggi noi siamo una generazione, e soprattutto i giovani saranno una generazione che consuma quello che gli altri hanno accumulato, cioè siamo in una situazione di difficoltà, cioè di preoccupazione vera. E allora come fare? Che cosa ottenere? Cercare di, attraverso questi finanziamenti che in Europa saranno nutriti e notevoli, perché col progetto Orizzonte 2020 ci sono la bellezza di 193 miliardi nello sviluppo. E nello sviluppo come? Bisogna fare i progetti, bisogna fare progetti che non siano progetti solo del pubblico o solo del privato, ma siano progetti che coinvolgano le amministrazioni comunali, le amministrazioni regionali e il privato e la ricerca, i giovani, per indirizzare lo sviluppo verso obiettivi che siano produttivi, non per creare posti di lavoro fissi o dare finanziamenti a pioggia, che è l'altro elemento negativo che ha distrutto la ricerca in Italia. È vero che non ha finanziamenti pubblici se non lo 0,9% del PIL nazionale, siamo l'ultimo delle nazioni europee, siamo la 26esima nazione dell'Europa Unita nel finanziare la ricerca, però quella poca che finanziamo la finanziamo a pioggia, cioè non con obiettivi, non con progetti, e quindi distribuendo tanto a molti non c'è niente per nessuno. Invece dovremmo fare una politica diversa, cioè di fare politica di progetti, di fare politica selettiva, togliere questa politica di ridurre tutto nello stesso modo, del taglio lineare del 10%. Lo dico spesso e forse molti me l'avranno sentito dire, che lo stesso organismo, quando perde il sangue, non è che fa un taglio lineare di sangue in tutti i distretti dell'organismo, cerca di indirizzare il sangue verso gli organi nobili, in modo da non perdere l'intero organismo. Quindi il sangue lo dirige verso il cuore, verso il cervello e verso il rene, cioè non fa una dispersione unitaria tutti i distretti, ma cerca di identificare quelli che servono, e così bisogna cercare di fare nell'amministrazione pubblica. Bisogna identificare progetti principali e verso quelli dare la possibilità di crescita, e deve essere una crescita non per identificare col posto fisso, ma dare lo sviluppo ai giovani che sono intelligenti, capaci, volenterosi e con grandi iniziative, di trovare, che meritano. certo, che non devono andare a pietire in altri paesi e soffrire in altri paesi la loro crescita, ma devono essere indirizzati verso iniziative che esistono. Io, e qui ripeto una mia esperienza che ho fatto più di 25 anni fa, che avevo abbandonato, e per questo sono ritornato a cercare di spingere, perché la situazione dei giovani è veramente terribile, di indirizzare progetti verso fattori che noi siamo in grado di sviluppare. Allora, sul turismo, sui progetti culturali e soprattutto sul progetto storico-archeologico. Se voi andate in altri paesi, in Francia, dovete vedere come i musei sono salvaguardati, come anche un piccolo reperto archeologico è valorizzato. Noi questo non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto, lo facciamo più per pro forma che altro. Basta pensare a Pompei o le strutture che ci sono anche a Roma. Voi dovete pensare, Ostia Antica è l'unica vera grande città antica ancora presente, che nessuno visita, che nessuno valuta, che nessuno provvede a far conoscere e a rilanciare, non solo con spettacoli teatrali, ma dovrebbe essere una iniziativa di grande livello. Si ricorda di Pompei, ma ci abbiamo Ostia, ci abbiamo Ostia Antica, ci abbiamo tutta una serie di situazioni. Vedo Nicola e penso ai bronzi di Riace.
che dovevano servire a rilanciare l'iniziativa museale a Reggio Calabria, che è una gran bella città. Però per quanto tempo sono stati chiusi nel museo, nessuno si ricordava più dei bronzi di Reace. E così via, ci sono tutta una serie di iniziative che noi potremmo realizzare nel campo dell'agricoltura e bisogna soprattutto iniziare a sviluppare questa attività. Voi avete visto anche dal punto di vista enologico, abbiamo fatto vini che non hanno niente a differire dai vini francesi, anzi per molte volte sono vini che sono diventati più importanti dei vini francesi, anche qui nel Lazio, anche qui a Grottaferrata, tutti vi ricordate il Canellino, questi vini della zona Fontana Candida. Bisogna ripuntare su uno sviluppo che serve, che deve essere dato ai giovani per poter crescere, così ci sono tante di possibilità. Il problema è mettere insieme il cervello, la volontà, la cultura e la presenza, la capacità, la volontà di fare, cioè è questo il senso che bisogna tutti riappropriarci e dobbiamo insieme ricostruire questo rapporto di vivere insieme, perché convivere, che è la cosa più importante, significa vivere insieme. Vivere insieme ha determinate regole e soprattutto ha determinate condizioni, è come una torta che deve essere fatta con tanti elementi e quindi c'ha bisogno di farina, di zucchero, di uova, di latte. Se noi togliamo alcuni elementi, questa torta non funziona, non è buona, non è una torta. E così il vivere insieme senza tutti quegli elementi che sono la tolleranza, la partecipazione, la conoscenza, il confronto, cosa che in questi anni abbiamo perduto, sicuramente rende questa società difficile anche da convivere, per cui tutti sono costretti a trovare altrove la loro soluzione. È per questo che io penso che Stefania dopo ci darà un messaggio di sicurezza, di tranquillità e ci dirà come si può sicuramente recuperare questi ritardi, come sicuramente quali sono le ricette, le soluzioni che potremmo trovare insieme.